Mercoledì 13 novembre si è svolta a Roma la 13ª edizione di Note di Merito presso il Goethe-Institut, un evento che celebra l'eccellenza scolastica. Durante la cerimonia sono stati premiati docenti e dirigenti per il loro impegno e sono state assegnate borse di studio agli studenti meritevoli. Inoltre è stato conferito il premio Romei a personalità di spicco nei campi della cultura e dell'educazione, tra cui la senatrice Liliana Segre, il cardinale Matteo Maria Zuppi, Mario Morcellini, Gianni Letta e il professor Alessandro Giuliani, direttore della tecnica della scuola. Da quest'anno si aggiunge anche la prima edizione del premio Scuola.net, che per l'occasione è stato assegnato a Mario Rusconi, presidente AMP Roma. Ecco di seguito alcuni stralci della premiazione. Si laurea brillantemente in sociologia con una tesi sperimentale sul giornalismo online. Si perfeziona poi in teoria ed analisi qualitativa nella ricerca sociale con il professor Ferrotti e in scienze della comunicazione con il professor Morcellini. Ottiene quindi l'incarico come tutore in teorie tecniche dei nuovi media presso l'Università Sapienza di Roma. È molto attivo e coinvolgente nel suo ruolo di insegnante di tecnologie tecniche delle comunicazioni multimediali nelle scuole superiori. Iscritto all'albo dei giornalisti del Lazio, collabora con diverse agenzie di quotidiani e riviste anche nazionali. È direttore e direttore della rivista Tecnica della Scuola, una delle pubblicazioni online più autorevoli e seguite dal personale della scuola, e in questa veste ha aperto nuovi orizzonti di ricerca e di approfondimento sui temi della formazione e della normativa. Ottiene premi e riconoscimenti per il suo costante impegno nella ricerca di una comunicazione sempre chiara ed efficace. Iscritto all'Unione Giornalisti Italiani Scientifici, gli è stato assegnato il premio Voltolino per aver contribuito alla diffusione e allo sviluppo della cultura scientifica nel nostro paese, impegno che ha svolto sempre con rigore, sintesi, completezza di contenuti e chiarezza di linguaggio.